Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo torace ad imbuto, cause e sintomi. Il torace ad imbuto, o pectus excavatum, è una deformità della gabbia toracica caratterizzata dall'infossamento della parte distale dello sterno. Le cause che portano all'insorgenza del pectus excavatum sono poco chiare. Tra le varie ipotesi, questo difetto della gabbia toracica potrebbe essere dovuto a un'eccessiva crescita delle cartilagini costali, che tenderebbe a spingere lo sterno verso la zona centrale del torace, in direzione della colonna vertebrale. In altri casi, potrebbe trattarsi di un'anomalia dello sterno o del diaframma. Il torace ad imbuto è quasi sempre congenito, presente fin dalla nascita, e, spesso, l'anomalia mostra familiarità. Talvolta, questa malformazione è acquisita, rachitismo e scoliosi, e può riscontrarsi in associazione ad altre condizioni patologiche, quali cardiopatie, esempio prolasso valvolare mitralico, displasia broncopolmonare, policondrite ricorrente o sindrome di Marfan. Il pectus excavatum è generalmente asintomatico. Tuttavia, nei casi pronunciati, oltre ad avere un torace troppo rientrante, il paziente appare ricurvo con le spalle in avanti e l'addome prominente. In alcuni casi, questo difetto della gabbia toracica può limitare le escursioni respiratorie e portare alla comparsa di problemi cardiocircolatori e polmonari. Possibili cause di torace ad imbuto. Torace ad imbuto è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Sindrome di Marfan, cause rare. Osteogenesi imperfetta, sindrome di Ehlers-Danlos. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.